Ecco, siamo di fronte alle residenze da Vinci e come possiamo vedere la struttura esterna è stata ultimata. Adesso si stanno cominciando a fare le strutture interne, quindi le tamponature. Qui di fianco vediamo anche la costruzione dell'ex Enel, quindi ci saranno due palazzine, la prima è in costruzione, la seconda verrà costruita tra un po'. Adesso vediamo. Vedremo una serie di lavori, qui siamo proprio di fronte alla spiaggia, sono i bagni della Cogesco, questa è la zona antistante, la spiaggia. Qui di fianco abbiamo la VS Senigallia e qui abbiamo un pezzettino di spiaggia libera. Ecco, qui vediamo che di fronte al Green Marine Bar & Food verrà costruita, anzi è stata già ultimata la nuova strada, mentre qui avanti la strada subirà una variazione in quanto dovranno essere costruite le piscine del complesso. Con questa vediamo la nuova strada della lottizzazione. Come vediamo sono in costruzione i marciapiedi, questa è la struttura. Qui avanti verrà fuori una piscina. Ecco, è il progetto finale. Siamo proprio di fronte alla Cogesco. Qui vediamo la strada che è stata ultimata e il primo dei due palazzi dell'ex Enel che è ancora in fase di costruzione. Ecco, qui vediamo invece l'ex Enel. Questo è in fase di costruzione, ci sono due palazzi e il primo è questo, sotto ci saranno molti locali commerciali. Ecco, qui possiamo vedere come sarà il lungomare una volta ultimato con la ciclabile e una stradina con entrambi i marciapiedi. Qui abbiamo un altro pezzettino di spiaggia libera qui di fronte. È il Miami Beach, che è il primo qui vediamo i primi alberghi, tra cui l'Excelsior, il Royal e il Ritz. Ecco, qui la strada subirà una variazione e adesso vedremo dove andrà a finire. Ecco, qui vediamo che la strada subirà una variazione, esattamente andrà a finire in questa zona. Ecco la nuova strada che è stata già costruita a ridosso della ferrovia. Anche il piccolo ponte verrà alzato un pochettino, abbassando il sottopasso. Ecco, questa è la nuova strada. Questa sarà la strada carreggiabile ad uso, oltre che dei residenti, anche di tutti coloro che dovranno passarci.
parcheggiare in questa zona. Ecco, vediamo a ridosso proprio della ferrovia, che è proprio qui sopra. Ecco, con queste immagini terminiamo il video.